Alle superiori ho frequentato il liceo linguistico, ho deciso di buttarmi sulle lingue perché comunque l'idea era quella di viaggiare, di appunto conoscere nuove culture e comunque le lingue sono fondamentali adesso. Alla fine del mio percorso appunto delle scuole superiori, la scelta che poi ho fatto è stata quella in base a ciò che mi piaceva di più. In sostanza, perché anche alla fine delle superiori, come alla fine delle medie, è difficile dire cosa vorresti fare da grande, e quindi ecco, ho puntato su quello che mi interessava di più. Io sapevo che quello che mi piaceva fare, o più che fare, quello che mi interessava di più era tutta quell'area economico-giuridica. Quindi di fronte avevo la scelta di buttarmi sul lato giuridico, quindi fare giurisprudenza piuttosto che scienze dei servizi giuridici, oppure buttarmi sul lato economico e fare tutte le facoltà che riguardassero appunto l'economia. La mia scelta è ricaduta sull'economia. Inizialmente è stata presa questa scelta per l'ansia dei 5 anni di giurisprudenza. Ho pensato, mi butto sull'economia, che comunque è una triennale inizialmente, da qua a 3 anni magari cambio anche idea, voglio subito buttarmi nel mondo del lavoro, non voglio più continuare a studiare. E quindi ho scelto, diciamo, di iscrivermi ad un corso d'economia. Per quanto riguarda l'università, l'idea è sempre stata quella di rimanere in zona, quindi di non trasferirmi, non essere fuori sede. Le università possibili erano quelle della zona di Milano, la statale, Bicocca, Cattolica e Bocconi, volendo. Soprattutto il lato economico, dal momento che non ho mai voluto pesare sui miei, per volontà mia ho scelto di andare in Bicocca perché era quello che potevo permettermi, in sostanza. Dopo 3 anni di triennale in economia e commercio, ho deciso sempre in bicocca di intraprendere un percorso magistrale in scienze economico-aziendali, essendo il corso di economia e commercio un corso di economia abbastanza ampio, che tocca diverse sfaccettature dell'economia, che sia il marketing, l'economia più di tipo amministrativo. Ho, diciamo, scelto la mia magistrale sulla base delle materie e di quello che vedevo più affine a me, e per quello ho deciso di intraprendere questo percorso appunto in scienze economico-aziendali più improntato sull'amministrazione, ecco, sulla contabilità. Consiglio di effettuare un percorso del genere innanzitutto su chi ha, cioè per chi ha non tanto una passione quanto degli interessi di tutta quest'area economica. Ovviamente e sicuramente deve piacere un po' la matematica, maneggiare i numeri. Ho le idee abbastanza chiare sul mio futuro, non tanto per il lavoro che voglio fare, ma per il percorso di vita che voglio fare. Sono sempre stata affascinata dal settore pubblico, in realtà. Quindi ciò che vorrei fare è lavorare appunto nell'area amministrativa all'interno della pubblica amministrazione. Quindi penso proprio che al momento del termine appunto della magistrale farò dei concorsi. Il piano A, chiamiamolo così, sarebbe quello di entrare nella Guardia di Finanza, nell'area amministrativa della Guardia di Finanza. In alternativa, appunto, sempre nel settore pubblico fare diversi tipi di concorsi per entrare nel ministero piuttosto che nell'agenzia delle entrate. Qualora non dovessero andare bene, la laurea economia è una laurea abbastanza ampia, quindi potrei lavorare in qualsiasi tipo di impresa, appunto sempre nell'area amministrativa.